Andiamo. Lì sono sicuro di aver preso il tempo. Ah. Uno? No, ho fatto 1,7. 1,7? Io pensavo di aver guidato la chiave. No, vedere che nel secondo ci stai. Andiamo. Vai. Va di lei. Meglio? E vai, 2 secondi in meno. Non me l'ha dato nella classifica. Non te l'ha dato nella classifica perché l'hai messo privato solo per i follower. Devi mettere visibile a tutti. Metti visibile a tutti, te lo dà. Perché? 1,04 cosa sarebbe? Secondo? Sono secondo. Secondo? Sì, c'è 1,03 Paolo e basta. Metteva Bruno, a Dario Leonardo. Ah no, Dario Leonardo finalmente gli ho dato 2 secondi. Tanto per capire. Che mi rompe il cazzo, che mi dice no, in moto non c'è la storia, ma invece.
era giusto per spiegarli. No, ma non lo metto pubblico, merda. Era così per curiosità. Cosa vuoi fare? Dai, dai, andiamo giù e facciamo. Facciamo. Facciamo un nigno? Perché... Sì, come vuoi. No, no, facciamo un nigno. Oh, come vuoi te? Vai, vai. Arriviamo in fondo. Ero venuto giù anche bene. Ero venuto giù anche bene, tra l'altro. No, mi sono... Volevo sganciare il pedale, non ci sono riuscito, mi sono abbattuto. E poi non riuscivo più a sganciare il pedale. Con la bicicletta sopra la gamba ho dovuto scendere. No, no, ero sdraiato con la bicicletta sopra. Ho gridato due volte. No, non ti sentivo. Ma non c'era verso, devi sganciare il pedale. Ero in una posizione che non riusciva a sganciare. Non capivo, se eri sotto più basso, quindi vedevo... No, no, dove c'è la prima curva secca, volevo sganciare il pedale per essere sicuro. E invece mi si è abbattuta la bici e ci sono andato a finire sotto. Però oggi era bella, Perché c'era il terreno bello compatto. Allora facciamo il corsaro o vuoi fare il nigno? Dipende. Ma facciamo il nigno o facciamo il nigno fino in fondo? Cioè facciamo il nigno e andiamo giù a premanico o no? Ti tocca fare il corsaro basso, se ti sta sui coglioni. Vabbè, uguale. Facciamo il nido. Ma tu ci sei mai venuto a mangiare qua? Vieni che troviamo di qua. Col mono chiuso, comunque. Col mono chiuso? Sì. Invece di aperto, non sono dimenticato. No, tu che sei, cioè,
c'è i Fox, Hollis. Io tra l'altro l'ho cambiato per i colori. Cioè ci metti due putrelle e vai giù. Uguale, uguale. No, ma io l'ho detto che l'ho cambiato per l'estetica, perché sennò io non sono un animale, non sento un cazzo. Oggi sei stravista. Ma voglio vedere il nino, ma non lo faccio. Un nino tu lo chiudi in 1.10. Non lo faccio, cioè lo faccio normale, perché poi secondo me potrebbe esserci l'epego e non ho voglia di far niente. Secondo me un po' l'epego lo è. Sì, secondo me le pietre sono bagnate. Quindi non entro come un forsennato. Però giusto per vedere. Va bene. Che se non ci conviene. Quanto hai fatto? 1.23. 1.23? Pensavo di meno. Ci sembrava di... Io sono venuto giù un po' tranquillo. Mi sembra di aver volato. Ma evidentemente direi di no, fa Dario Leonardo 1.07, cioè 1.08. Mi sembrava di essere venuto di forza, però... Oh, bello, eh? Sì. Molto molto bello. Cosa vuoi fare? Vuoi far fino giù? Cioè, o facciamo tutto fino giù a San Desiderio, che allora merita, o tagliamo. Che ora? 5:30. A scendere, torna su, siamo a casa alle 6. Sei un quarto. Sì. Come vuoi te? Andiamo, dai. Adesso vado piano. Io vado piano. E tu mi stai dietro. Dimmi se è troppo poco. Vorrei che venissi giù con le linee e la mia velocità. Dai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Il peggio è andato.
e io sono sopra un prato. Vai, vai, bene, bene. Eh? No, va bene, ma lì è la velocità che ti fa stare a galla, cioè stai sulla destra e non stai in centro. Sì, no, ma se trovo la velocità giusta, poi galleggi su tutti quei pezzi lì, invece di stare tutun tutun tutun. Ma è la velocità, non è una velocità da dire facci 4000 all'ora. Sì, sì. Un giusto. Pochino da aver fiducia, cioè devi lasciarla andare un po'. No, oggi sono tutto tranquillo. Diciamo panico, un attimo dove ero caduto, perché lì c'è quella cazzo di roccia messa così. Però poi... Qua invece adesso facciamo tutto. Adesso là non ti fermare in quella cazzo di curva. Adesso se cadi rimani nel bosco. Sono cazzi miei. Cosa fai? Perché sei passato di lì? Perché sto cercando una strada alternativa. Ma vaffanculo. No, 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 vai tu. Vai, strada alternativa. Non mi piace. Eccola la strada alternativa. Non mi piace, quel cazzo di GPS, quelle cose di bici mi fanno una paura. Allora, volevo stare, vedi qua. Sì, ho capito. Ma non c'è. Troia, cose semplici. Oggi l'ho fatta per farla.
Perché sei nella parte che stai cadendo, non riesci a sganciarlo, cadi così, vedi, ti ci lascio un volo. Io adesso sgancio prima, poi provo a farlo, ecco, però col piede non agganciato. È la prima parte bella che c'ha una pietra che fa un salto col po' curva. Che minchione, che minchione, e ho anche sbagliato il rapporto. Mi sono incappellato prima perché mi è scappata davanti ancora un po', ma mucchio. Sì, ma perché ho sbagliato io. No, no, ma ho fatto un casino io prima. Non so come. Ok. Devo essere sincero. Secondo me faccio fatica a pensare se prendo 20 secondi sul Nino da Danovato. Poi c'è qualcosa, l'ha preso male. 20 secondi sono benina marea, eh. Cioè, non sono andato giù piano per niente, ecco. Guarda, il mio personale deve essere 1,28. Cioè, fai conto che quando sono. Secondo me tu 20 secondi me li dai giù dal Nigno. Il tuo tempo è un 1,08, uno giù di lì. Cioè 1,23 mi sembra un po' strano. Poi me ne sbatto il cazzo, non li pubblico nemmeno, quindi figurati quanto me ne importa. Era così per curiosità, ecco.
E mi faceva piacere dar 2 secondi a Leonardo perché mi ha rotto la vita. Però poi me ne sbaglio. E lo rifacciamo prossima volta. Beh, umido, se fosse stato umido, il geometra, cioè quando l'abbiamo beccato, ti ricordi che abbiamo, quella volta che ne abbiamo fatti 2 o 3 che era umido tutto. Vabbè, oggi hai fatto secondo tempo comunque. Sì, ma oggi era secco, con l'umido giusto nelle curve, quindi non mi fermavo. Secondo me oggi non c'era un male, un brutto. Sì, nelle curve ho stato un po' più umido, era meglio. Lì, cioè era, c'era struttura, sì. Entravi ma venivi. Sì, avevo sì. Avevo paura, almeno io avevo paura. Se fosse umido che benino non c'è come piacevo lì, faccio del cazzo. Cioè ne tiri giù un paio. Vabbè, comunque mi fanno male i polsi, la spalla, le gambe. Sì, oggi le braccia, ho patito tanto le braccia. Ma io sento molto le olive. Mi sa che anch'io ieri le olive, quello che sento le braccia. Ti ho detto che mi sono mezzo strappato un muscolo perché ero sulla scala. Ti sei girata? Si è girata, ho preso un ramo così, stavo andando giù e proprio di spalla mi sono tirato su. Ma bene. Quello che gridavo. Vabbè, un bel giro, se... un bel terreno. Ora mi si è messo che mi si muove l'interruttore. Ma perché ti si era rotto il cazzillo, no? Probabilmente sì, però prima non lo faceva, adesso invece lo fa di nuovo. Vabbè, te mando quando smonterò tutto.